Eccoci. Eccoci, buonasera a tutti. Siamo in diretta con Lara Mirto. Questo è il 29esimo webinar di Filo d'Arianna, un percorso tra salute, speranza e creatività per uscire dalla crisi e ritrovare la propria integrità. È un percorso che è stato creato dall'Associazione Armonia l'anno scorso per fronteggiare, diciamo, l'attuale situazione. Quindi è un percorso articolato doveva essere in 16 webinar didattici e 16 esperienziali, in realtà adesso sono 34, quindi sono anche di più di quanti ne avevamo previsti e stiamo andando verso la conclusione, quindi l'ultimo sarà verso la fine di dicembre. E ci sono stati appunto interventi di diversi docenti che l'Associazione Armonia appunto ha invitato. L'Associazione Armonia di cui io sono presidente, io sono Francesca Miceli, in arte Lilith, è un'associazione di promozione sociale, è nata nel 1996, si chiama anche Per lo studio e lo sviluppo della persona. Quando l'associazione è nata eravamo per lo più dei genitori che avevano appena partorito o che stavano per partorire, quindi ci siamo occupati fin da subito di prevenzione fin dall'utero e successivamente abbiamo continuato a lavorare comunque per la prevenzione e per stimolare ed ispirare tutti coloro che erano nostri associati. E noi siamo a Rovereto, però appunto grazie a questa iniziativa siamo arrivati in tutta Italia. Ci sono oltre 700 iscritti ai webinar, naturalmente non partecipano tutti a tutto. Diciamo che il percorso è stato in parte ispirato da un altro Filo d'Arianna che avevamo già proposto una decina di anni fa con delle conferenze dal vivo. E al momento noi siamo convinti, cioè, che sia un percorso interessante, ecco, che possa essere di stimolo, quindi non è che abbiamo delle risposte, però speriamo di dare degli stimoli che possano essere interessanti per le persone e che possano portarle ad una maggiore consapevolezza, a farsi anche delle domande, ma soprattutto anche a cercare quei tesori che sono nascosti nel corpo e che possono veramente esserci molto, molto utili se solo ci prendiamo il tempo di ascoltare il corpo. E quindi abbiamo invitato per una parte anche creativa legata alla pittura e al disegno Lara Mirto, che è qui con noi questa sera, che ci presenterà in via del tutto eccezionale per 2 ore, ci farà disegnare appunto le nostre emozioni. Lara ci parlerà anche di sé, quindi eccovi a voi Lara Mirto. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Grazie di essere qui, di essere state curiose, dico curiose perché mi pare che la maggior parte siano ragazze e donne, comunque curiose e curiosi, e spero di portarvi per queste 2 ore una dimensione piacevole, ecco. E per chi non lo conosce, in effetti non è così diffuso, il disegno intuitivo emozionale, come ho già cercato di descrivere nel testo che poi Francesca ha divulgato nelle mail e negli articoli, non si può descrivere così facilmente perché è un insieme, è veramente un insieme sinergico di cose, di approcci, di modi di essere e di creare. Che prendono prima di tutto in considerazione il corpo, l'ascolto del corpo, poi l'ascolto più sottile di quello che si muove dentro, no? Che sono le nostre emozioni, tutte le sensazioni legate alle emozioni o ai pensieri, o le sensazioni fisiche proprio, e anche un ascolto più sottile, c'è cioè qualcosa che va anche oltre tutto questo che percepiamo, cioè che va oltre la percezione. Quindi, se vogliamo,
semplificare e partire magari dal nome stesso, che è disegno intuitivo emozionale, possiamo dirlo così, è un disegno intuitivo, cioè libero, cioè libero da tecniche, dal pensiero su come si fa, il pensiero di dove devo arrivare, dell'estetica che devo raggiungere o della rappresentazione, che deve essere perfetta o meno, no? Cioè va volta tutto questo, senza questi pensieri, senza questa preoccupazione, quindi senza nessuna tecnica o indicazione precisa. Quindi sono intuitivo in questo senso qui, proprio come arriva. Come arriva va benissimo. Emozionale perché appunto quello che ci ispira, ci spinge, ci sostiene nel creare, che sia i colori a cera, che sono quelli che io di solito preferisco far usare, ma anche colori liquidi o pastelli, quello che uno in questo caso poi ognuno avrà in casa magari di colori diversi. Ho perso il filo del discorso, scusate. Appunto, quello che sostiene questo disegno è proprio questo sentire sottile e emozionale, cioè questa energia emotiva che ci attraversa. Allora, io vi dico come è nato, così forse capite un pochino meglio perché l'ho considerato così importante da volerlo condividere, creare una struttura che potesse essere, per cui questa attività potesse essere fruibile da più persone. Era un periodo piuttosto difficile, con alti e bassi, dove somatizzavo parecchi disagi miei, insomma, e semplicemente tra le varie cose che pensavo potessero aiutarmi, sono andata da un osteopata, e questo osteopata, che comunque vi rovereto, mi ha detto: ma perché non fai tu che dipingi, perché non fai un corso sulle emozioni e sul colore? Io ho detto: ah sì, dov'è che si tiene? No, no, devi farlo tu, devi crearlo tu, no? E io ho detto: vabbè, sta scherzando. Però, tornata a casa, mi sono messa non a pensare a un corso, ovviamente, ma per me a disegnare, cioè lo facevo per me, mi sono messa a disegnare seguendo proprio quello che mi stava attraversando, che effettivamente a volte era anche difficile da gestire. E mi sono trovata in qualche modo a condurmi e lasciarmi condurre non da me stessa, da questa intuizione che è arrivata, perché non ho creato niente, io è arrivata questa cosa che mi ha accompagnato. E praticamente io ho cominciato a disegnare senza pensare a nulla, senza io che sono, come dire, una formazione anche artistica, del liceo artistico, del disegno accademico, eccetera. Ho cercato di lasciare da parte tutta questa cosa, di lasciare da parte soprattutto l'aspettativa di avere un disegno fatto bene, o un quadro ben dipinto, insomma. E alla fine ero di fronte a dei disegni che prima di tutto mi meravigliavano. Io, diversamente, se non ero in quella condizione, non sarei mai riuscita a tirare fuori, a solo abbinare certi colori o a creare delle forme in quel modo lì. Quindi erano proprio meravigliosi in due sensi, nel senso che appunto mi meravigliavano, mi stupivano, e meravigliosi perché traspariva una bellezza che non sapevo di avere, perché era la bellezza dell'anima e tutti abbiamo un'anima bellissima. Però un conto è che ce lo dicano e che lo leggiamo e che in qualche modo ce lo ripetiamo, è un conto vederlo emergere in qualche modo, no? Ci sono tante esperienze che si possono fare in questo senso, che dove uno vede, intravede la bellezza profonda che ha dentro. Questo per me è stato proprio il mio canale preferenziale.
Come altri effetti, diciamo, secondari, ma non proprio così non banali, la mente si rilassava quasi istantaneamente, perché non cercando di produrre qualcosa di bello, che dovesse piacere a qualcuno, che dovesse funzionare, che dovesse rispettare delle regole, delle tecniche, dei cliché, automaticamente la mente si rilassava. Soprattutto quello che poi ho capito quando, come dire, ho rivisto questa cosa da un punto di vista anche più scientifico, perché ho anche una formazione scientifica, era la mente del cervello sinistro che si rilassava, quella che vuole analizzare, che vuole controllare, che è nel tempo, che sente il discorrere del tempo, e si liberava invece la parte destra del cervello, che è quella che ha la visione d'insieme, che è intuitiva, creativa, che ha più senso dello spazio più che del tempo. E già questo è un'altra cosa che per me era miracolosa, tra virgolette, comunque per me è stata addirittura terapeutica, avendo una mente sempre molto attiva e una tendenza a controllare un po' tutto, cioè controllare nel senso non io che controllo la mia mente, che vorrebbe tenere sotto controllo le cose, vedere che siano fatte bene o che vadano bene, eccetera. Con uno stress risultante, ovviamente, potete immaginare, notevole. E l'ultima cosa che mi sono accorta, però, col tempo, a forza di disegnare in questo modo, creare in questo modo, è che rilassando la mente e soprattutto, cosa che non ho detto, ma non ho detto in modo specifico, non giudicando quello che stavo facendo, perché mi permettevo qualsiasi cosa, anche di usare dei coloracci, tra virgolette, che non avrei mai usato diversamente, come il nero, come il marrone scuro, come il grigio. Questo atteggiamento appunto di non giudizio creava un'apertura nel cuore, è come se aprissi una porta verso quella che io chiamo l'anima, insomma. E quindi c'era sì una volontà nel non giudicare, ma mi accorgevo che man mano lo facevo, questa cosa diventava più spontanea. C'era proprio un amore che stava uscendo, si stava permettendo di uscire, che accettava quei colori cattivi, tra virgolette, o quelle forme che in teoria non avrei dovuto accettare. E accettando quello che c'era, esattamente quello che c'era, permetteva di accogliere molto di più, accogliere me stessa prima di tutto, e quindi anche il mondo circostante, perché è un po' così. Forse qualcuno di voi l'ha già sperimentato, quello che vediamo nel mondo è quello che vediamo di noi. Quindi questa parte è forse quella più sottile, ma anche la più, per me, più importante. Ecco. Poi non è detto che facendo due o tre disegni uno si illumini e vede tutto il mondo perfetto, così com'è in effetti, che ha la sua perfezione. Però comunque, come dire, se non apriamo il cuore, si creano comunque delle crepe da cui entra più luce, potrei dirlo così. Beh, se avete delle domande, intanto potete magari aprire il microfono e farle, oppure leggo dalla chat, ma se potete usare la voce, se non mi dispiace che sia registrata, volentieri. Sì, se no le scrivete appunto nella chat che le vediamo. Ok, aspettavo. Ok, va bene.
però non Aspettavo qualche secondo che a volte uno dice aspetta che metto la qualcuno c'ha il forma. coraggio, vediamo. Ok, beh, intanto sì, dico ancora qualcosa o riassumo in pochi punti, ecco quello che ho detto adesso. Partendo dagli effetti, ecco, gli effetti sono una mente rilassata e quindi possiamo considerarlo anche un'attività antistress, che in questo periodo, un po' sempre nella vita, ma forse in questo periodo ne abbiamo anche più bisogno. C'è un maggiore contatto col corpo perché appunto è uno allora, anche solo disegnando, l'attenzione va a tutto quello che provo, quindi a tutto quello che sento dentro a livello di emotivo, ma anche di sensazioni, anche il modo in cui maneggio il pastello, il colore, se lo tengo con forza, se sono molto delicata, se fa un certo umore, ascolto tutte queste cose, quindi mi rioproprio del mio corpo, cioè. Ovviamente ce l'ho sempre avuto, ma è come se ho la testa altrove, non mi rendo neanche conto di avere un corpo, invece è come se lo rianimassi, lo vivessi veramente pienamente. E ovviamente con la mente rilassata e il corpo anche più libero, la fantasia, la creatività diventa più facile da liberare. Perché se non sto pensando a come si fa esattamente così, che poi non sento più le contratture, oppure le uso, per esempio, se sento che ho tanta energia, posso usarla per fare dei segni diversi e lasciarmi stupire anche in questo, vengono fuori delle cose appunto che non nascerebbero se pensate, elaborate e progettate. Dal punto di vista più sottile, più interiore, ecco, l'altro aspetto è che oltre a permetterci appunto di disegnare come bambini e quindi tornare in quella condizione lì, permette di far emergere degli aspetti di noi che spesso non vogliamo più vedere o non riusciamo più a vedere. Per esempio, delle emozioni che non. Tendiamo non solo a non esprimere, ma non le vogliamo neanche considerare e quindi restano lì, no? Nell'ombra, e sarebbe poi l'inconscio alla fine, ma anche ombra va benissimo perché poi nell'ombra lavorano comunque. Una cosa se la metto al buio non è che non ci sia, e in quel momento lì non. E in questo momento lì non la vedo perché non c'è un faro che la illumina, però lei continua ad esistere. Quindi, anzi, tante volte poi le cose nell'ombra, come sperimentiamo da bambini, nel buio i mostri sono ancora più grossi. Quando invece lì portiamo la luce, cioè vediamo che cos'è, si sciolgono, no? Come nel sole, si dice, che comunque si riducono, si vedono, diventano leggeri, perché magari noi sentiamo che, ne so, nel buio appunto, mi ricordo anche io stessa da bambina, una volta in particolare sentivo un fruscio o qualcosa, e siccome avevo visto anche un film, un po' teso, ero terrorizzata, insomma, finché ho effettivamente acceso la mia lucina. E ho visto che la micia si stava infilando nella porta e voleva venire a farmi le fughe. Quindi è proprio una cosa addirittura be bellissima, ma che io nella mia mente avevo ingigantito, l'avevo resa mostruosa. Ecco, sono andata un po' a braccio perché, come al solito, mi preparo una scaletta e dopo non riesco a seguirla perfettamente, spero che adesso sia stato chiaro. Non vorrei parlare troppo, in realtà, vorrei farvi sperimentare questa cosa.
Anche qui, se ci sono domande adesso, se è tutto chiaro, datemi un cenno. Ah, va benissimo, penso che abbiano, sì, che abbiano capito. Ok. Allora, io niente, volevo dirvi una cosa che riguarda stasera, che riguarderà anche eventuali incontri che si possono fare prossimamente, in particolare nell'Associazione Armonia, comunque gli incontri che propongo come emozione, colore, disegno intuitivo emozionale. Cioè, vi dico la struttura di una serata tipo. Ovviamente stasera sarà un pochino più concentrata, un po' più stiracchiata, perché dobbiamo farci stare tutto con la presentazione, saluti, nelle 2 ore. Di solito invece gli incontri sono di 2 ore, un quarto, un'ora e mezza, e quindi mi permettono di stare più, ci permettono di stare più rilassati nel tempo. Comunque, fondamentalmente c'è un'introduzione, in questo caso generale, una parte fisica corporea, dove facciamo, da un lato rilassiamo il corpo, lo sciogliamo, lo scarichiamo dalle tensioni della giornata, e poi lo usiamo come primo mezzo per ascoltare quello che appunto faccio entrare, ascoltare quello che si muove dentro di noi. Dopodiché c'è il cuore, rimane sempre il disegno intuitivo emozionale, che adesso vi darò alcune altre indicazioni. E poi di solito c'è una condivisione, che può essere una condivisione, diciamo, di gruppo, come magari in questo caso chi vorrà semplicemente dire 2 parole su quella tutta l'esperienza, e non solo, uso anche molto le diadi, cioè questa condivisione a coppie, che può essere fatta sia dopo, appunto, come espressione di quello che è emerso, ma anche prima come lavoro per far emergere certe tematiche, perché comunque ogni incontro ha anche un suo tema, che non per forza è l'emozione così, che ne so, la paura. Per esempio, c'è un incontro sulla paura, però a volte ci sono delle, cioè, il tema, per esempio, del rimpianto. Il rimpianto potrebbe coinvolgere una serie di emozioni diverse, come la tristezza, oppure la rabbia di non avercela fatta, o rabbia di essere interrotta, o di non avere più tempo. E quindi ognuno la vive in maniera diversa. Quindi sono delle tematiche che riguardano un'emozione particolare o delle situazioni che fanno riemergere determinate emozioni. E quindi ci sono degli esercizi corporei, diciamo, usando il corpo, non solo per sciogliere le tensioni della giornata, ma anche proprio per sentire quello che è legato a quel tema. Sì, io prendo spunto in modo molto molto semplificato, perché non sono costellatrice, ma comunque dalle costellazioni, per esempio, oppure cioè, le costellazioni, dove magari mi metto di fronte a una persona che mi ricorda qualcosa, o a una situazione rappresentata, per esempio, da, non so, un cuscino, un oggetto, e di fronte a quell'oggetto, quella persona rappresentante, sento emergere qualcosa. E questo lo ascolto, la prima cosa che faccio è ascoltare in ogni momento, sia quando ci sono esercizi fisici che durante il disegno. La cosa fondamentale è ascoltare, quindi ascoltare quello che c'è, punto. E poi l'ultimo strumento è il diario. In questo caso, beh, non posso passarvelo, sto per preparare un diario apposta per il percorso. Vi invito magari a usare un quaderno vostro, se ce l'avete, un diario, oppure il retro delle foglie del disegno, se non avete altri fogli sotto mano, per poter scrivere, se vi piace scrivere, qualcosa che è emerso alla fine del disegno. Un'altra sensazione, o non so, c'è qualcosa di nuovo, per esempio. E
e soprattutto per prendere il tempo di ringraziare quello che è il disegno, che è l'espressione di voi, di questo momento. Ok, domande? No? Va A bene. posto, credo. Ok, Stiamo scalpitando per sì. esperienziare. Guardavo un attimo gli appunti per vedere se ho dimenticato qualcosa di importante. Allora, no, ve lo dico dopo, dai. Prima di fare il disegno, però proprio vi ricordo solo i due punti, così adesso procediamo. Allora, io questa sera, in questa occasione, volevo ispirarvi in questo modo, leggendovi degli stralci di un racconto che si chiama I colori dimenticati, che mi è sembrato molto ispirante. È la storia di questa ragazzina carmesina, da Carminio, il colore rosso, che è nata in un paese, in un mondo completamente grigio, e adesso ha questa benda sull'occhio perché nel frattempo, mentre cresceva, sempre attratta dai colori, va incontro ad un incidente e perde un occhio. Ma questo è solo un particolare. Ve l'ho comunque introdotto per non leggervi tutta la storia, che sarebbe molto più lunga, ma vi leggo dei passi salienti e per me pregnanti che possono ispirarci in questa serata. Ok, ti faccio una piccola intro musicale per mettervi, chiudete pure gli occhi se volete. Carmesina era nata in una famiglia qualsiasi, in una città triste, in un posto poco conosciuto. Era venuta al mondo in un brutto periodo. I paesi erano alla deriva e l'atmosfera greve. Lo sconforto era tale che, senza sapere né come né perché, anche i colori avevano cominciato a sparire, lasciando tutto in un grigio freddo e impersonale. Un pomeriggio, quando Carmesina era ormai ragazzina e stava cercando un raggio di colore, le passò davanti un gatto, che ovviamente non poteva essere che nero. Il gatto si fermò e cominciò a osservarla. «Perché mi guardi fisso, gatto nero? Ti guardo perché i tuoi occhi hanno un colore che non vedevo da tanto tempo». Carmesina non riusciva a credere alle sue orecchie. Sì, lo so che ti sembra un po' strano che io parli, però il fatto è che ci sono tante cose che non conosci, come per esempio che i gatti parlano e che i colori esistono, così come succede nel tuo sguardo. Ma sei cieco o tonto che non vedi che mi manca un occhio? Cosa c'hai? Cos'hai che insisti col mio sguardo? Non sono né cieco né tonto, però so che cerchi disperatamente i colori. E tu come lo sai? Te l'ho già detto, ci sono molte cose che non sai, rispose il gatto, rifandosi la pelliccia. Vediamo un po', gatto furbetto, e cos'è che non saprei? Che il colore esiste, che è reale, ma che un giorno le persone hanno smesso di credere nei colori. Ed essi cominciarono a scomparire. Però io so dove sono, disse il gatto nero, quasi sussurrando come fosse un segreto. Dove? Dimmi dove sono, li andrò a cercare.
Non è poi così facile. Dai, dimmi dove sono, deciderò io se poi è facile o difficile. Ma è complicato. Carmesina, sempre più impaziente di sapere, finì per avvicinarsi al gatto e prenderlo per la collottola. Dai, furbetto, dimmelo. Il gatto, divincolandosi, riuscì a liberarsi e gridò: sono dentro di ognuno di noi, cercali! E scappò via, perdendosi nell'oscurità della città. Carmesina era rimasta a guardare come il gatto si confondeva con il nero della strada, chiedendosi che cosa significasse cercarli dentro di sé. Forse era arrivato il momento di immergersi dentro se stessa, lasciare andare la disperazione e dare briglia sciolta all'ispirazione. Ma da dove cominciare? Si chiese la piccola Carmesina. E allora vi propongo di cominciare così, proprio dal corpo. Adesso metterò un'altra musica. Vi spiego leggermente prima perché forse con la musica non sentirete le mie parole. Comunque l'intento è di sciogliere le tensioni, quindi dondolando, oscillando sulle ginocchia, andremo a sciogliere tutto il corpo, fino a che possiamo anche muoverci nella stanza, quindi prendetevi un po' di spazio adesso e praticamente danzare così come viene. Seguite, diciamo, seguite me per prendere spunto. Non sento. Ecco, così meglio, si sente di più. Passo.
sentire. Si sente poco la tua voce, sai? Recuperate camminando, come me soprattutto, camminando magari nello spazio che avete, respirando normalmente fino a che il cuore recupera il suo battito normale. E nel frattempo state proprio con quello che il corpo vi dice, le sensazioni che vi manda, che siano di caldo, magari una parte ancora fredda delle mani, il cuore che sentite in gola, il respiro che è un po' più affannoso. Semplicemente ascoltate questa cosa e pian piano tornate a sedervi, sì, già non vi vedo, quindi non posso regolarmi in questo senso. E state in ascolto, sedute nel vostro corpo. Adesso vi leggo l'ultima parte del racconto ispiratore. E poi vi inviterò a iniziare il disegno vero e proprio. Stanca. Che nessuno fosse in grado di spiegarle cos'era successo ai colori, ma determinata a scoprirlo, Carmesina cercava di capire quello che le aveva raccontato il gatto. Così decise di cercare per casa i colori che un giorno le erano stati portati via. Lo sapeva che dovevano essere lì da qualche parte e dopo aver cercato a lungo aveva trovato la vecchia scatola dei colori. In quello stesso istante ricominciò a disegnare e a dipingere il mondo così come se lo immaginava, dimenticandosi del grigio e dipingendo gli alberi di blu, la terra color granata, il cielo color verde chiaro e gli edifici di tutti i colori. Vedere tutte quelle tonalità le addolciva lo spirito e la riempiva di entusiasmo. Metteva tutta se stessa nel colorare. Stava nascosta nella sua camera, così che nessuno scoprisse né lei né i suoi disegni, almeno per un po'. In un pomeriggio grigio, mentre era seduta su una panchina, riapparve qualcuno che conosceva, il gatto nero. Si sedette al suo fianco e cominciò a guardare con interesse il quaderno dove stava colorando. E le disse emozionato: «Incredibile! Pensavo che non avrei mai più rivisto il mondo a colori». «Ogni dia comincia a far vedere i tuoi disegni». Seguendo il consiglio del gatto, Carmesina ogni giorno attaccava uno dei suoi disegni a un albero della piazza centrale della città. Alcuni li trovava poi staccati, ma non si rattristava. Mi piaceva pensare che chi aveva portato via il disegno avesse bisogno di colore. Ma nella maggior parte delle occasioni, intorno al disegno trovava molta gente che lo osservava. Vedendo così tanti colori, tanti disegni, le persone avevano cominciato a svegliarsi dal letargo e tutti volevano fare una sola cosa, dipingere. Per la prima volta da tanto tempo, le persone andavano a recuperare i colori che avevano nascosto da qualche parte. Una fabbrica, addirittura, vedendo il futuro molto più chiaro, aveva deciso di lanciare nuove scatole di colori. La gente passava i giorni festivi dipingendo le facciate e i balconi dei colori più stridenti e strani.
e le persone sorridevano vedendo il colore con cui il proprio vicino dipingeva il davanzale o la porta d'entrata. L'allegria e la speranza crescevano tra la gente e, come per magia, persino i bambini nascevano con gli occhi chiari e non più scuri o grigi come prima. Carmesina aveva recuperato perfino i colori più strani, quelli che le persone avevano dimenticato più degli altri. Era diventata una grande esperta. E un giorno, ormai anziana, ricevette una visita inaspettata. Gatto Nero ricomparve. «Ma allora sei ancora vivo, vecchio amico! Credevo che i gatti vivessero pochi anni, benché avessero molte vite. Vedi, continuano a esserci molte cose che non conosci. Hai ragione, sono ancora molte le cose che non so. Non sono mai riuscita a scoprire che rosso era quello della biglia di quando ero bambina. Non sono riuscita a trovarlo». Il gatto, molto serio, la interruppe. «Quel colore non è mai esistito nella realtà. Quel colore l'hai visto solo tu, dentro di te. Non c'è mai stata una biglia rossa così brillante. In realtà è stato il tuo desiderio di vedere il colore che te l'ha fatto vedere. Di solito tutte le grandi cose cominciano così. Sono solo una sensazione, un'idea, un sentimento, una promessa latente dentro ognuno di noi. E l'unica cosa che dobbiamo fare è lasciarle uscire fino a che si convertono in realtà. Quindi adesso vi invito ad aprire gli occhi, se li avevate chiusi, e a prendere il primo colore che avete dalla vostra scatola o astuccio dei colori. E poggiare la punta del colore sul foglio che avete davanti. E cominciare a muovere la mano liberamente, come se fosse Carmesina, il gatto che passeggiano lungo un sentiero, oppure lei coi pattini che pattina su un laghetto ghiacciato, quindi scorre liberamente sul foglio facendo delle curve, dei cerchi, degli rigori, qualsiasi cosa, quello che veramente viene in modo spontaneo, lentamente, assaporando ogni movimento e poi guardando e lasciando ispirare dal disegno che si sta creando. Cominciate a tracciare le linee, le forme e poi i colori che vi verranno man mano spontanei. Sempre in ascolto di quello che c'è ora. Se c'è una cosa piacevole o anche un disagio, in ascolto e proviamo a incanalarlo dentro dal cuore, all'abbraccio, alla mano, fino al colore che si sta muovendo sul foglio. Vi lascio qualche secondo di silenzio, poi metto qualche musica di sottofondo. Fatevi ispirare proprio da quello che qualsiasi cosa vi passa attraverso.
passate adesso, nel senso che percepite sia a livello fisico, sia di pensiero che di sensazioni più sottili e di emozioni, con l'unica volontà, l'unica cosa che deve essere, diciamo, dove dovete mettere la volontà, è quella di non giudicare, non correggere, non fissarsi su un'idea precisa, ma lasciare che tutto scorra così come arriva, momento per momento, che è l'unico istante in cui ci siamo per davvero. La musica è sullo scopo di smuovere le energie che comunque vi disturbano nel vostro ascolto, abbassate il volume del vostro ascolto interiore. Ecco, buono. Ehi, Benedetta. Tutto ok, è che qualcuno è entrato con, con l'audio attaccato. Comunque è disattivato.
Non datevi il tempo di pensare, di decidermi se dovete cambiare colore, se volete cambiare colore. Prendete veramente il primo che vedete che vi attira. Se dovete fare una forma, magari avete in mente di fare, che ne so, un danzatore, non state a fissarvi sull'idea che sia un danzatore fatto bene. Seguite questo impulso e siate curiose di vedere cosa salterà fuori dell'idea di danzatore che è arrivata. Lasciatevi veramente stupire, e divertitevi in questa scoperta. Prima ancora nel tracciare qualsiasi segno o colore sul foglio. Incentivi al 50%. Lucia, siccome si è persa qualcosa, chiede cosa bisogna fare esattamente, si è persa un attimo. No, non avevo disattivato l'audio. Sì, Lucia, invece di riassumere, comunque fai così. Immagina di tornare bambina, prendi il foglio e il primo colore che ti attira e cominci a riempire il foglio assolutamente in modo libero e intuitivo, senza pensare a cosa devi fare, a come si deve fare e tantomeno al risultato. E l'unica ispirazione che deve esserci, che ti sostiene in tutta questa mezz'ora che abbiamo a disposizione, è il tuo sentire. Quindi se è un pensiero, magari... E ti disturba, mettilo dentro come energia che proprio va nel colore e si trasforma in qualche cosa che magari non lo sa che cos'è. Se è un'emozione, se è un disagio, se è male, se è un po' trafelata, mettici questo qua. Fa sì che tutto quello che senti arrivi al foglio. Tu metti questo intento, non sai come, non importa sapere come, tu hai questo intento. Quello che arriva lo vorrei vederlo sul foglio, vorrei che diventasse energia creativa per trasformarsi in un disegno, in un quadro. È chiaro?
ripeto, permettetevi qualsiasi cosa, qualsiasi colore, qualsiasi forma. Permettetevi di uscire anche dal foglio se si può, o di aggiungere un altro, o di strappare i margini se vi sembra che la forma del foglio così rettangolare non vada bene in questo momento.
Quello che sta emergendo nel vostro disegno vi sta ulteriormente parlando di voi. Quindi anche vedere le immagini che emergono, i colori, i segni, vi dà delle sensazioni e ascoltate anche quelle e mettetele nella continuazione del disegno. Il disegno è un po' lo specchio in cui ci stiamo guardando. Quindi può piacerci o meno, noi stiamo solo in ascolto anche di questo piacere o di questo disappunto o di questo stupore. Stiamo solo nell'ascolto di quello che c'è. Non interferiamo più di tanto. Lo so che è impossibile non interferire completamente, ma proviamo a farlo.
torno a ricordare l'intento principale che è ascoltare quello che c'è, mettere l'intento di esprimerlo nelle forme che vedremo dopo che si sono palesate sul foglio, intendo. Di cercare di mettersi in disparte con il controllo, il giudizio e le aspettative. E ultima cosa, ma non meno importante, anzi, continuare a divertirsi con quello che c'è, anche se dovesse sopraggiungere un fastidio o un'emozione considerata negativa, possiamo come lanciargli una sfida. Beh, vediamo adesso come ti vuoi esprimere nel mio disegno, nella mia opera d'arte. Sto prendendo la luce. Questo ci mette in tutt'altra condizione. E ci permette proprio di liberare non solo le nostre sensazioni, ma anche tutta la nostra creatività legata al nostro mondo interiore. Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off. This is what you want to belong, so they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, 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 try. You don't have to try. You don't have to try. Shopping on at the mall, max your credit cards, you don't have to choose, buy it all, so they like you. Do they like you? Wait a second, why should you care what they think of you when you're all alone by yourself? Do you like you? Do you like you? You don't have to try. Try, try, try. You don't have to try, try, try.
your makeup off, let your hair down, take a breath, look into the mirror at yourself. Don't you like you? 'Cause I like you. Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off. This is what you want to belong, so they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, try, try. La data sul retro del foglio, magari ogni tipo, una parola, poche parole che riassumono quello che sentite guardando il vostro viso. Quindi, tutto per qualche minuto, compagnia del vostro viso, come con un vecchio amico. Si sente molto male, sai? Quasi no. Se tolgo la musica, si sente meglio? Sì, sì, sì. Allora, chi ha terminato, dicevo, prima di tutto sta in compagnia del proprio lavoro, del proprio disegno, nel senso che lo guarda come si guarda negli occhi un amico senza bisogno di dire niente. Proprio sempre in questo ascolto e questa assoluta fiducia che quello che ci si dice tra noi, cioè tra me e il mio disegno, è assolutamente al sicuro. State così, proprio in questa compagnia, e sentite cos'altro emerge. Se c'è qualcosa di particolare che emerge osservando adesso il disegno, potrebbe essere forse riassunto con una parola o una frase, allora scrivetelo nel retro del foglio, come se fosse il titolo di questa, di quest'opera, di questa esperienza. Scrivete anche la data, perché adesso non sembra importante, ma magari quando lo rifarete, quando lo rivedrete, sì. E in ultimo, grazie e il vostro nome. Try, you don't have to try. You
have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, 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 try. You make up off, let your hair down, take a breath, look into the mirror at yourself. Don't you like you? 'Cause I like you. Ovviamente i tempi per ognuno sono diversi, soprattutto quando si è distanti, perché nel gruppo è particolare, anche se non ci si guarda, ci si uniforma, si prendono dei ritmi, una pulsazione cardiaca all'unisono quasi. Quindi non è che si finisce tutti insieme, ma si è più compatti. Adesso poi non vedendovi non so, so però qualcuno che ne ha fatti addirittura due, c'è chi magari deve finire il primo. In questo caso, siccome i tempi sono appunto un po' adattati a questa occasione, vi invito con l'ultimo pezzo musicale a portare a termine, a concludere. E per chi non ha sentito, state... nella mia precedente spiegazione, state comunque in compagnia del vostro disegno qualche secondo, tutto quello che vi serve. Potete scrivere appunto la data, un titolo, cioè quello che emerge adesso guardando il disegno, e dopo potete anche scrivere qualcosa di più su un diario, sul quaderno, su un altro foglio. Anche questo è un modo assolutamente intuitivo, anche se le frasi non avessero senso, scrivetele così come vengono. Lasciatevi così ispirare da quello che arriva magari anche a livello verbale interiore. Vi siete mai domandati quali sono i rimpianti? Pardon. Thank you.
Ok, invito a terminare e inviterei chi vuole ovviamente, però sarebbe bello, molto bello in questo momento, aiuterebbe anche me a accendere le telecamere e magari, mostrare. Se volete possiamo sospendere un attimo la registrazione e poi la riavviamo. Va bene, se vuoi solo, se loro hanno piacere di far vedere anche solo i disegni, magari puoi registrarli, altrimenti... Oh mamma mia, ma sai che non sono riuscita nemmeno a far partire la registrazione per sbaglio? Però okay. No, ma siamo su Facebook, siamo in diretta però, almeno okay. Quella così riesco a... Non so come, l'ho combinata così uguale, speravo però... Speravo di averla scampata... Ero convinta di averla registrata anche l'ultimo di webinar con Stefano Manera, che era importantissimo farla. Ho dovuto fare i salti mortali per riuscire a recuperarla da Facebook praticamente, perché pur avendo cliccato non mi è partita praticamente. Anche stavolta ha fatto la stessa cosa, perché ho detto adesso, e anche addirittura l'ho anche sentita che diceva. Però vabbè, io ho dato il permesso, per cui non l'ho bloccata, anzi l'ho... Ok. Niente, quindi non so, o sospendiamo su Facebook, perché al momento non so come si faccia, perché non l'ho mai fatto. Interrompi live stream se siete tutte d'accordo e volete. Intanto vi dico, così lo teniamo agli atti, che c'è il prossimo, che ci sarà questo corso appunto con Lara da noi in studio, e che sarà il venerdì sera, quindi dalle 20:30 alle 22:45 circa, e che partirebbe già il 10 di dicembre, quindi poi andiamo ovviamente a dopo Natale, e per chi fosse interessato, per chi è in zona, ecco, e sono 10 incontri. 8. Scusa, 8? Ecco, 8 incontri. Se qualcuno fosse interessato, può magari avvisarci se vuole fare qualcosa invece di più online, ecco, che potremmo anche pensare a questa cosa qui. E niente, il prossimo webinar è martedì prossimo alle 18:30 e sarà con Luca Antonello, che è un operatore di biorisonanza, e ci parla quindi della biorisonanza e di come le frequenze di Schumann possono essere utili per l'organismo, quindi sempre alle 18:30, sempre su questa piattaforma. Intanto allora interrompo il live stream, così ci vediamo. Ecco, sì, Lara ha messo qua la sua mail e il suo numero di telefono se foste interessati. Okay. Intanto interrompo il live stream.